8 ore di intervento, 2 mezzi, l'autogru e 25 vigili del fuoco. Tanto ci è voluto per liberare il tir rimasto incastrato in via 27 maggio, la strada che collega San Fermo a Como. Il conducente dell'auto articolato con targa straniera stamani intorno alle 5 ha probabilmente imboccato la strada guidato dal navigatore satellitare senza accorgersi del divieto di transito per i mezzi pesanti. Ad un certo punto del percorso però è rimasto bloccato e di conseguenza ha creato pesanti disagi alla viabilità della zona, mandando in tilti percorsi alternativi utilizzati dagli automobilisti per raggiungere il centro città. L'intervento dei pompieri è iniziato poco dopo le 5.30 e si è concluso intorno alle 13.30, quando finalmente la via è stata riaperta al traffico. La procedura è stata assai complessa, con la gru si è sollevata la motrice in modo da poter spostare a poco il mezzo, un'operazione lunga svolta sotto la pioggia battente. A monte e a valle gli uomini della polizia locale hanno bloccato le auto intenzionate a percorrere la strada. Poco dopo, in piena ora di punta, ai disagi di via 27 maggio se ne sono sommati altri. Mancava infatti una manciata di minuti alle 8 quando uno scontro tra auto in via per Cernobbio ha creato rallentamenti alla circolazione della zona. Coinvolte 6 persone, tra cui 2 minorenni, fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi, anche in questo caso vigili sul posto. In provincia ha destato preoccupazione un rocambolesco incidente a Binago, via Como. Un'auto, forse a causa del manto stradale bagnato, si è ribaltata. Alla guida una 65enne che però non ha subito conseguenze serie.